È molto importante il semestre come lo organizzeremo. Non è vero che è un appuntamento burocratico. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro con le strutture tecniche, con chi ci ha preceduto. Ora arriva il momento di fare del semestre l'occasione di una grande scommessa sull'Europa. Per farlo, naturalmente, vale il principio che conoscete, che sapete, l'Italia può arrivare a questo appuntamento avendo molto da dire e da dare soltanto se è nelle condizioni di svolgere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un gigantesco lavoro sulle riforme, che è quello che conoscete. Ed è poi il punto più interessante anche nelle discussioni che abbiamo avuto con i colleghi e con i rappresentanti delle istituzioni europee. Il punto centrale sono le riforme. E nelle riforme il punto centrale sono i tempi delle riforme. Anche perché da questo punto di vista, come sapete, l'accelerazione che abbiamo dato è un'accelerazione oggettiva, resa plastica e evidente dai provvedimenti che sono in corso di discussione anche in questo momento all'interno del nostro Parlamento e che vedranno entro il mese di marzo la presentazione del testo di legge sulla revisione costituzionale del titolo V del Senato della Repubblica, del CNEL, dopo la fase di consultazione che stiamo avendo e dopo gli approfondimenti politici che verranno fatti dalle singole forze politiche. Per esempio, il Partito Democratico si riunirà venerdì prossimo per affrontare questo tema in sede di direzione, venerdì pomeriggio. Quindi entro il mese di marzo saremo pronti a portare in aula questa discussione e naturalmente nel frattempo contiamo la settimana prossima di chiudere al Senato la partita delle province.